Bene, diamo il benvenuto al professor Franco Mosca, professore emerito di chirurgia dell'Università di Pisa ed esperto di robotica. Lei ha fatto tanto per la robotica e l'ha promossa anche nell'ambito chirurgico. Lei ha rivoluzionato in chirurgia, ha rivoluzionato tutto. Non è un'innovazione, ma è qualche successo in chirurgia, ma è una vera e propria rivoluzione. E cosa devono fare le scuole oggi per essere poi al passo con i tempi? Questo è un punto nodale, abbiamo affrontato in occasione del Festival Internazionale della Robotica che è organizzato a Pisa nel 17 e nel 18. Tutto bello, tutto fantastico, ma che cosa ne facciamo in un mondo che sta cambiando e soprattutto cosa stiamo insegnando ai giovani dei nuovi mestieri legati alla robotizzazione, all'automazione e quant'altro. E vengo a scoprire, leggendo i giornali, che in quel di Biella, la mia città, esiste un istituto Gaia Aulenti che fa delle cose meravigliose. E abbiamo, tanto vero che abbiamo portato i professori e i ragazzi al Festival del 18 a presentare il loro robot Somia, con grandissimo successo, con grandissima soddisfazione da parte di un vecchio biellese. E cosa ho capito di questa realtà? Che è una realtà all'avanguardia. L'Italia ha bisogno ora di competenze che non ci sono per i nuovi mestieri legati appunto all'innovazione tecnologica, alla robotica e quant'altro. Questo è un luogo veramente all'avanguardia e sono intenzionato, sono in visita per il piacere di rivedersi, parlare con i ragazzi e così via, ma anche per capire di questo modello, perché è un modello che deve essere trasferito. Ecco, questo è un modello che funziona grazie anche a due docenti, il professor Aleggi, che è stato quello che in qualche maniera ha lanciato nell'ambito della nostra scuola questa idea della realizzazione, di usare quella che è la programmazione applicata alla robotica. Ecco, sì, il professore parlava appunto di robot sommelier. Sì, cioè, voi... infatti è stato facile alla fine tirar fuori questa idea del robot sommelier, ora il robot che lavora nell'ambito dell'agricoltura, proprio per il fatto che abbiamo la possibilità di lavorare sia con il settore agrario, che i geometri, l'alberghiero, siamo tutti uniti in questo senso e quindi si sfruttano le competenze di tutti i ragazzi. Ad esempio per il nuovo robot che ora andrà alle finali a Genova, le finali nazionali Olimpiadi di robotica, sono 10 squadre scelte su 100 nella nazione e c'è il lavoro pure della parte tecnica agricola, in particolare per il controllo dell'irrigazione, per il controllo delle piante, per la protezione degli animali, dagli animali dannosi per le coltivazioni e diciamo, è una dimostrazione appunto che il territorio può dare tanto, cioè non è solo tessile, cioè, ma è cucina di professioni e professionalità tali, cioè, che possono sicuramente avere sbocco lavorativo. Sì, perché noi abbiamo la fortuna di insegnare in un istituto che offre molti indirizzi, per cui riuscire poi a mettere in pratica quelle che sono tutte le attività tecnico-pratiche, tutti quelli che sono i progetti che realizzano i ragazzi accompagnati dai docenti, diciamo che lo proviamo quotidianamente. Mentre lei volevo chiedere, visto che gira l'Italia, qual è la situazione delle scuole italiane, se tutte le scuole stanno promuovendo anche questo tipo di attività didattica? A questa domanda non so rispondere. Qua e là, a macchia di leopardo, ci sono delle iniziative anche di grande qualità, Emilia per esempio. Io sono veramente interessato a quello che avete fatto qua giù, perché è un modello che deve essere proposto. Sono venuto a imparare e spero di poter fare dei contatti in modo che nell'area, diciamo così, toscana nord-occidentale, dove ci sono delle iniziative per valorizzare zone, cambiando anche il tipo di insegnamento e di preparazione dei giovani, in modo che queste esperienze possano essere trasferite ed utilizzate. Quindi mi metterò a dire cose. Poi quello che colpisce molto è ho parlato con gli studenti l'anno scorso quando sono venuti per il robot sommelier, e il loro entusiasmo, che ovviamente
coronato poi da successo, perché vedono, i ragazzi vedono il risultato, l'apprezzamento di quello che hanno fatto. Quello che colpisce è che tecnologie così avanzate sono messe a punto sotto la guida di professori illuminati, perché di questo si tratta, se non sono bravi i professori, non sono bravi neanche gli allievi. Ci vogliono pochi anni di preparazione per i nuovi mestieri, non è diventare chirurgo 10, 12, 14 anni, e qui a 18 anni possono avere in mano un mestiere imbattibile. Di questo il paese ora ha veramente bisogno. I nostri imprenditori non trovano le competenze, non trovano, devono chiudere. Ho sentito un'intervista su Radio Sole 24 ore venendo qua, e di un imprenditore che nel giro di 5 anni, siccome non trova, dovrà chiudere. Quando gli vanno in pensione quelle poche persone, in cui la sua azienda strutturata storicamente prima, lui la dovrà chiudere, se no ci sono avvicendamenti. Questi ragazzi sono gli avvicendamenti. Ecco, quindi il consiglio che noi ci sentiamo dare ai ragazzi è nella scelta dell'istituto, poi dell'indirizzo di studi che sarà il loro futuro, di tener conto appunto a questi aspetti, perché come dice il professore ormai è il futuro. Noi la ringraziamo, per noi è stato un grandissimo piacere averla qui da noi. Grazie professor Aleggio per il lavoro che fa, grazie agli studenti che sono al di là della telecamera, che anche in questo caso si stanno dimostrando di essere loro all'avanguardia di tutto, e speriamo di riaverla nuovamente con noi. Molto volentieri, sono io che ringrazio. Grazie professore. Grazie.